Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Il video di oggi sarà il video della nostra routine serale di famiglia. Erano le 6, io solitamente alle 6 vado a preparare la cena. Quella sera ho deciso di fare il couscous, quindi vado a pesarmi circa 300 grammi di couscous che vado a ricoprire con il doppio dell'acqua bollente e poi lo metto un cucchiaio d'olio, lo faccio coprire per bene dall'acqua, lo copro con un piatto e lo lascio riposare. Nel frattempo, siccome io andavo a fare un couscous freddo, sono andata a tagliarmi i pomodori, a versare le scatolette di mais, di tonno, a tagliarmi la feta, poi ho aggiunto un po' di sale, un po' d'olio, un po' d'origano, ma ovviamente potete mettere quello che più vi piace. Ed ecco qua il risultato finale, sembra un'insalata. Vado ovviamente a chiudere in un contenitore ermetico la fetta che mi è rimasta e vado a riporla poi in frigo e andrò ad aggiungere l'insalata che ho ottenuto al couscous, così poi è pronto per cena. Io già mentre cucino solitamente pulisco tutte le superfici, così da non avere poi alla fine della cena un caos in cucina, perché mi piace lavorare nell'ordine e quindi faccio così. Ogni volta che sporco vado a pulire anche i piatti, li risciacquo, quelli che sporco mentre cucino, così dopo devo lavare solo le cose che sono rimaste appunto dalla cena. Ultimamente per pulire il tagliere sto usando questo metodo e mi sto trovando benissimo. Praticamente vado a mettere un pochino di detersivo per i piatti e vado a pulire con questa spazzolina. Io utilizzo i detersivi di Everdrop, con cui mi trovo davvero, davvero bene. E poi vado a risciacquare ovviamente la schiuma con il pannetto e più volte, finché non c'è più schiuma ovviamente, perché poi andrà a contatto con il cibo e il tagliere torna come nuovo.
Come vi dicevo prima, già mentre preparo la cena poi vado a sistemare tutte le cose che ho lasciato in giro, a risciacquare le cose che ho sporcato e vado a mettere il lavastoviglie. Così finita la cena ho poche cose da fare e non mi ritrovo con una montagna di piatti nel lavandino, anche perché il nostro lavandino ha una sola vasca e quindi sarebbe proprio complicato risciacquare tutto. Quindi uso questo metodo e io mi trovo benissimo così. Mentre io preparo la cena e dopo aver fatto la doccia, fatti vedeci già in pigiama, Giobbe e Giambi sono in cameretta a fare un disegno per un progetto che stanno facendo a scuola, di cui vi avevo parlato in un altro video. Praticamente a scuola ogni settimana viene dato il libro ai bambini da leggere con i genitori e poi va fatto un disegnino. Mattias, essendo piccolo, ovviamente lo aiutiamo noi, a volte lo faccio io e a volte lo fa Toto. Facciamo una blu. Sì, di qua. Adesso che prendi il blu! No, questo è blu. Grande. Ok, adesso ti... La S manca. Io ti metto. Che numero è? L'H, quella lì. Ho fatto la H grande. Bravo. Vuoi scrivere Mattias qua tu? La copi così? Ma torniamo in cucina, dove vado praticamente a travasare in un barattolino di quello in cui io tengo la pasta il couscous, perché non mi piace avere confezioni aperte in giro, sia perché occupano un sacco di spazio, sia perché creano disordine, sia perché ovviamente possono crearsi animaletti eccetera, quindi preferisco chiudere tutto nei contenitori ermetici. Visto che era ancora presto, infatti vedete che fuori è giorno, vado a dare anche una piccola riordinata a soggiorno, quindi piego le coperte, passo un pochino l'aspirapolvere e ovviamente per fare questo mi aiutano anche Giobbi e Giambi. E Giambi lo prende ancora come un gioco, quindi si mette anche lui ad aspirare e Giobbi invece mi dà sempre una grossa mano. Vi ho fatto vedere il bellissimo panorama fuori, ma soprattutto i suoni della natura che io amo, mi rilassano un sacco, ma chi mi segue da tempo ormai lo sa. Si sono fatte le 19, solitamente io alle 19 vado ad avviare la lavatrice perché comunque di sera si consuma meno e io mi trovo bene a far così, anche perché poi la mattina se metto i vestiti in asciugatrice sono comoda, insomma, a scaricarla, a piegarmeli eventualmente poi a riporli. E come mi avete consigliato, dopo la disavventura che ho avuto con l'acchiappacolore che mi era finito nel filtro, vado a inserirlo in un sacchettino per bucato, quindi grazie mille per il consiglio, mi sto trovando davvero benissimo con questo metodo. E poi vado a mettere il detersivo, io sto utilizzando quello di Everdrop che purtroppo è finito, con cui mi sono trovata benissimo, e poi vado a mettere l'ammorbidente e tutte le altre cosine, insomma, che vanno messe in lavatrice e la faccio partire. Giambi non è amante del couscous, quindi per lui sono andata a preparare una semplice pastina.
Mentre io sto preparando la pastina, Jobby va ad apparecchiare la tavola. Io sono dell'idea che in famiglia sia giusto collaborare e ne è convinto anche Jobby. Quindi quando lui è a casa mi aiuta moltissimo in tutto. Un po' faccio io e un po' fa lui, insomma, così tutti e due poi possiamo goderci anche più tempo insieme. Come avete visto dalle immagini precedenti, si è fatta sera, infatti avete visto il panorama un po' più buio, ma restano sempre presenti i suoni della natura. Comunque, mentre fuori si sta facendo buio, io e Jobby andiamo a sistemare la cucina. Lui solitamente si occupa di sparecchiare, di pulire il tavolo, eccetera, e io invece mi occupo del piano cottura, del lavandino e di mettere ovviamente i piatti in lavastoviglie, quindi anche in questo caso ci dividiamo i compiti. Mentre io finisco di sistemare la cucina, Jobby intanto va a lavare i dentini a Mattias, a mettergli il pannolino per la notte, insomma lo va a preparare per la nanna. E voilà, come per magia è pulito il lavandino. Magari fosse così semplice, comunque mi piaceva l'idea di inserire qualcosa di un po' diverso e carino all'interno del video. Qui invece mi vedete pulire gli occhietti a Mattias con la camomilla di dischetti in cotone, perché aveva un pochino di congiuntivite, quindi gli ho pulito gli occhietti con la camomilla, come insegnano le nonne, e poi sono andata a mettergli le goccine nell'occhio, che è sempre una tragedia metterli perché lui non ama... come me del resto, mettere le goccine nell'occhio, però un po' giocando, un po' facendo finta di metterlo al pupazzino, eccetera, siamo riusciti a mettergliele. E voilà, la cucina è sistemata, quindi è arrivata anche per me, come per magia, il momento di mettermi il pigiama.
Poi andrò a avviare l'asciugatrice, spengo le luci, vado al piano di sopra a svegliare Jobby, che solitamente si addormenta sempre nel lettino con Giambi, e andiamo anche noi a letto. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Io vi mando un bacione grande grande, ciao!